E chiudiamo con Marta Palazzi, perché da Genova, dalla Liguria, militante radicale e di anticlericale.net, presente qui a Londra, al termine di questa bella giornata, ci ha colpito, non è che ci ha colpito, ma non essendoci abituati in Italia, anche l'accoglienza riservata alla delegazione radicale. Chissà quante volte in una festa del Partito Democratico, per esempio, sarebbe stato giusto attendersi una presentazione come quella che invece gli speaker di questa giornata, di questa marcia per l'Europa secolare, hanno riservato a Maria Antonietta Farina Coscioni e alla storia radicale e a tutta la delegazione. Ah no, infatti ci sono stati in effetti molti applausi, però devo dire che anche quando abbiamo fatto la marcia attraverso la città, secondo me anche l'accoglienza delle persone intorno a noi è stata piuttosto favorevole, anzi vedevo sorrisi, vedevo foto. Credo che qui in realtà il messaggio sia molto immediato e passi subito, cosa che forse in Italia forse ci sono ancora parecchie resistenze. Comunque anche il discorso della politica è giusto, nel senso che quando Maria Antonietta ha citato le battaglie che il Partito Radicale ha sempre fatto, le battaglie di Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica eccetera, vedevo la gente che annuiva e che applaudiva, proprio perché l'impostazione che hanno dato a questa manifestazione mi è sembrata molto sull'abbattere le credenze religiose anche in nome del razionalismo e della scienza, sostituire certi atteggiamenti antiscientifici, antirazionalisti che la Chiesa usa invece con un'educazione di tipo diverso. C'erano molti slogan, non so se li avete visti, in cui appunto inneggiavano a Darwin e al fatto che insegnare il creazionismo nelle scuole è una cosa sbagliata, insomma. A molti studenti, tra l'altro, che avevano portavano questi cartelloni, una cosa che in Italia spesso, cioè non si vede così spesso, la presenza di tanti studenti con degli slogan così particolari e non i soliti, diciamo. Sì, infatti c'ero visto gli studenti di Oxford, ho visto vari circoli studenteschi in cui, ma credo che nel mondo anglosassone abbiano il problema di un certo fanatismo nei confronti dell'insegnamento scolastico, il creazionismo, non so, avevo sentito notizie che appunto in America c'erano delle correnti che volevano far passare nelle scuole solo l'insegnamento di determinate cose, non di altre più scientifiche, insomma, più come Darwin, l'evoluzionismo, eccetera.